Benvenuti o bentornati su Creazioni Digitali, un nuovo appuntamento con il corso completo e gratuito di Affinity Designer. Oggi completeremo la panoramica sulle distorsioni vettoriali iniziate nel tutorial precedente. Vi parlerò infatti di prospettiva, che può essere utilizzata sia in lavori di designer che in lavori di photo editing. Iniziamo subito e vediamo come utilizzarla. Riprendo il logo che abbiamo già visto la settimana scorsa, lo trascino sulla tavola da disegno adiacente e, utilizzando la prospettiva vettoriale, creeremo un mockup. I due oggetti naturalmente sono su due livelli diversi e poi sono stati raggruppati. Seleziono il raggruppamento e dal pannello livelli clicco sul pulsante in basso che abbiamo già conosciuto, distorsione gruppo, e scelgo prospettiva. Agli angoli troviamo quattro maniglie circolari. Agganciandole e trascinandole è possibile adattare la forma alla prospettiva dell'insegna. Naturalmente, quando si lavora con le prospettive bisogna tenere presente i punti di fuga. In alcune circostanze può essere necessario tracciarle per avere dei riferimenti visivi e ottenere una prospettiva corretta. In questo caso utilizzo direttamente i margini dell'insegna e quindi vedete che diventa semplice mettere in prospettiva il logo. Nel pannello livelli Affinity ha creato un livello distorsione gruppo che contiene i due livelli del logo. Per modificare le dimensioni clicco sugli oggetti e premo CTRL e scalo. Anche la prospettiva, come gli altri effetti di distorsione, è una modifica non distruttiva. Infatti vedete, se porto fuori i livelli dal gruppo torno agli oggetti di partenza. Vediamo un altro esempio come creare mockup di imballaggi utilizzando degli oggetti più complessi, sempre in prospettiva. Dal menu file apro un altro progetto che ho conservato all'interno di una cartella, lo seleziono e lo importo. È un file formato da diversi vettori, è un po' più piccolo ma non è un problema, essendo vettoriale posso scalarlo tranquillamente, e lo sistemo così sulla scatola. Attivo ancora prospettiva dal pannello livelli e regolo trascinando le maniglie. Anche in questo caso seguo i margini della scatola e posiziono. Ad esempio, posso anche inserire lo stesso pattern sul lato della confezione, copio la fila superiore di vettori e la incollo sull'altra tavola da disegno, e anche in questo caso utilizzo i margini, posiziono e scalo come abbiamo visto prima, e anche questo è messo in prospettiva. Un altro utilizzo piuttosto frequente della prospettiva è per creare mockup di app o di siti su diversi dispositivi. Ho ad esempio questo modello, è un modello di un sito composto da vettori, altrimenti non potrei utilizzare la prospettiva ma dovrei applicare un filtro. Infatti le distorsioni non possono essere applicate ai raster, quindi lo prendo, lo porto sulla tavola da disegno e anche in questo caso basta allineare gli angoli a quelli dello schermo e il gioco è fatto. In pratica abbiamo già la nostra prospettiva. Poi copio e ripeto l'operazione per completare i mockup sugli altri dispositivi in foto. Come vi ho anticipato, esiste anche un'altra modalità, se vogliamo più evoluta, che permette di mettere in mockup raster e vettori insieme e automatizzare alcuni processi. Si tratta di utilizzare i filtri accessibili da Persona Pixel, Prospettiva e Trama Live, che vedremo nel prossimo tutorial. Per questo video è tutto, se ti è stato utile lascia un like, un commento, ci sentiamo nel prossimo, ciao!